Fulvio Coyobati, dopo aver detto che le dan non capiscono nulla di tattiche calcistiche, è stato sospeso dalla RAI. L'ex calciatore Fulvio Coyobati, nel corso di una precedente puntata della trasmissione calcistica Che Lice il Calcio, aveva pronunciato del frasi alquanto offensive sulle dan. Nel caso specifico si trattava di tattiche di gioco e Coyobati aveva detto che le dan non fossero in grado di capirci molto in merito. Per questo uno avrebbero dovuto parlarne. Teila e i frasi hanno generato molta indignazione sul web, al punto che la RAI ha deciso di sospenderlo per due giornate. Fulvio Coyobati colpito dal duro provvedimento disciplinare della RAI, sospensione per due giornate. Quando si tratta el argomento inerente il calcio, gli animi si infervorano sempre. In occasione di una precedente puntata di Che Lice il Calcio su RAI 2. Fulvio Coyobati stava commentando la competenza del DAN in materia calcistica. In particolar modo, aveva detto, quando sento parlare una donna di tattica, mi si rivolta lo stomaco. Le parole adoperate dagli ex calciatori sono state alquanto forti. Coyobati, infatti, aveva anche detto che, per quanto una donna possa essere esperta di calcio, non ne capirà mai quanto un uomo, per questo un motivo non doveva parlarne. Anche sua moglie, a dire del ex calciatore, non si è mai permessa di parlare con lui di tattica poiché non competente. Teila e i parol hanno indignato notevolmente il popolo del web che è insorto contro di lui. I piani alti di Viale Mazzini, quindi, sono stati costretti a prendere dei provvedimenti disciplinari alquanto seri contro Fulvio Coyobati. L'ex calciatore, infatti, è stato sospeso per due giornate dalla RAI, almeno fino a sabato 9 di marzo. La decisione è stata molto apprezzata dal pubblico da casa. Un po' meno dal diretto interessato che, tuttavia, ha voluto estendere qualche parola sui social per chiarire ulteriormente la vicenda. L'estus di Fulvio Coyobati sui social a tutte le dan. Fulvio Coyobati, infatti, si è voluto scusare con tutte le dan che si sono sentite chiamate in causa e si sono offese per le dichiarazioni fatte in studio o a Che Lice il Calcio. Ad ogni modo, non era affatto sua intenzione offendere le dan. Le sue erano semplicemente considerazioni personali espresse, molto probabilmente, con toni un po' troppo forti e inopportuni. Ad ogni modo, la decisione è ormai presa e non si può più tornare indietro. Mi scuso se le miércoles parole abbiano urtato la sensibilità del DAN.